Benvenuti a tutti a questa seconda lezione su Pietro Paolo Agapiti. La prima lezione aveva toccato la tematica di Pietro Paolo Agapiti, pittore, pictor. Oggi tratteremo invece sulla base proprio della mostra che è attualmente aperta a Sassoferrato, sul Rinascimento a Sassoferrato, Pietro Paolo Agapiti, pittore e scultore al tempo di Raffaello Della Robbia. In questa parte appunto tratteremo il contesto che forse rappresenta più l'innovazione, la novità che la mostra Il Rinascimento a Sassoferrato propone, ovvero la personalità di scultore di Pietro Paolo Agapiti. Innanzitutto ho voluto partire con questa carrellata di immagini che rappresentano un po' il contesto della scultura presente nelle Marche, sia prima che contemporaneamente all'arrivo di Pietro Paolo Agapiti. Vi ricordo che Pietro Paolo Agapiti è un artista appunto che è nato a Sassoferrato, che poi per varie vicissitudini si è trasferito al nord Italia, a Padova, ha studiato alla bottega di Cimabue Conegliano, ha potuto quindi conoscere e formarsi su tutto quel contesto pittorico basato su quel substrato anche padovano, veneziano, veneto in generale, e che quindi lo fa definire come un artista veneto. Tutt'oggi in tantissime aste o mercati antiquari si possono trovare sue opere d'arte attribuibili appunto al suo genio artistico, ma che appunto non conosciute vengono definite spesso dal mercato come anonimo veneto o anonimo lombardo addirittura. Quindi la sua formazione si focalizza appunto in Veneto. E poi a un certo punto arriva, torna nelle Marche. Abbiamo trovato dei documenti che lo attestano a Sassoferrato già nel 1501, perché nel 1502, nei primi mesi a febbraio, paga le tasse a Sassoferrato per la sua bottega. Poi dal 1506 sarà a Jesi, lì si sposerà. Vari documenti, molti documenti ce lo fanno ritrovare. Acquista un terreno, apre un'altra bottega a Jesi, quindi porta avanti queste due botteghe parallele. Che vanno da Sassoferrato, dalla Valle del Sentino fino alla Valle dell'Esino. Lavorerà tantissimo come pittore, abbiamo visto nel precedente link, che poi vi invito anche a vedere se non lo avete visionato su YouTube. Ma poche volte si parla di lui come scultore, o meglio, ci si è provato spesso a parlare di Agapiti come scultore senza però riuscire a trovare una quadra a livello scientifico. Ecco, perché? Perché il contesto marchigiano di scultura contemporanea ad Agapiti è esattamente questo che vedete con i vostri occhi, cioè si passa dal grandissimo e più importante cantiere cinquecentesco marchigiano, che è il cantiere della Basilica della Santa Casa di Loreto. Lì accorrono il fior fiore degli artisti, pittori, scultori, architetti, e che quindi sarà un cantiere attivo fino a gran parte del secolo del Cinquecento. Ho voluto mettere, primo fra tutti, Andrea Sansovino con questa rappresentazione della Natività nella Basilica della Santa Casa di Loreto, appunto, questa scolpita su marmo, per farvi capire che questa è una delle personalità artistiche presenti nelle Marche come scultore. Quindi vedete una scultura quasi a tutto tondo, una scultura che su vari piani di lettura, come potete vedere, no? Dalla parte sinistra, quindi la roccia, il pastore che sta con le pecore, che governa le pecore, i pastori poi invece in primo piano, più grandi, più diciamo quasi a tutto tondo come figure scolpite, e poi appunto la capanna con la Vergine, il bambino, San Giuseppe alle spalle. Ecco, una tipologia di scultura molto classica. La stessa cosa possiamo dire qui al centro. Vi ho voluto mettere Giovanni Della Robbia con questo meraviglioso altare,
che si trova oggi nella chiesa di San Medardo di Arcelia, datato 1513, raffigurante appunto al centro, nella nicchia centrale, la Vergine in trono con il bambino. Ai lati troviamo San Giovanni Battista e San Girolamo, poi i due angeli appunto che sovrastano la predella, la cimasa con il Padre Eterno, eccetera, eccetera. Comunque, questo per farvi capire che un'altra personalità, forse potremmo dire le personalità più attive nelle Marche e nel centro Italia in generale, sono appunto i Della Robbia. Qui nella nostra zona noi abbiamo Giovanni, che è quello, diciamo, più elegante come tipo di scultura, e poi abbiamo anche Mattia Della Robbia. Qui vi ho voluto mettere una pala in terracotta invetriata conservata alla Pinacoteca Civica di Jesi, per farvi vedere proprio che qualitativamente tra i Della Robbia forse è quello no, che rimane un po' più indietro dal punto di vista stilistico, ma comunque è la cifra stilistica che va per la maggiore, ed è una cifra stilistica classica, e quando dico classica parlo di uno stile che deriva dalla scultura fiorentina più antica, quindi tutto parte da Firenze. E quindi a livello scultoreo nelle Marche è questo, cioè il parterre scultoreo non è eterogeneo dal punto di vista stilistico, bensì appunto omogeneo, vede tante personalità diverse, dalle più eccelse come Sansovino a quelle meno eccelse, ma appunto con una matrice scultorea che è la stessa. Vi ho inserito anche Bernardino di Mariotto, questo San Rocco conservato a Pergola al Museo dei Bronzi Dorati, perché già siamo nel 1527 e guardate come no, proprio questa matrice classica continua a protrarsi fino alla metà del secolo. Il fatto che vi abbia messo Mattia Della Robbia qui in basso a destra non è un caso, non è un caso perché quest'opera fino a qualche tempo fa veniva attribuita a Pietro Paolo Agapiti. E qui apro il grande problema di Pietro Paolo Agapiti, scultore. Per tantissimi anni, forse quasi 50 anni posso dire, che si è provato a attribuire ad Agapiti sculture, spesso con risultati pessimi, come in questo caso, confondendolo con altri artisti. A volte è capitato anche in pittura, ma in pittura molto meno, molto più raramente, perché la sua pittura è molto più leggibile e intuibile all'attribuzione. Di scultura sostanzialmente non avevamo nulla, se non un piccolo appiglio che però abbiamo approfondito e abbiamo in qualche modo siamo riusciti a snocciolarlo, ovvero questa splendida Vergine, che oggi è conservata all'interno del municipio di Cupramontana, ma in realtà questa splendida scultura cinquecentesca era conservata nella nicchia presente sopra l'arco della porta della città, la porta principale delle mura della città appunto di Masaccio, che è anticamente il nome di Cupramontana. Lei originariamente, come vedete anche dalla posizione, era una vergine con il bambino, che purtroppo bambino che ahimè nel corso dei secoli è andato perduto, rimane ancora il chiodino però a cui era stato no, legato sul ventre della Vergine. Quindi questa è un'opera che poi è in mostra, quindi invito anche a visitarla, perché tutti questi piccoli dettagli in mostra si possono vedere, spesso da una foto non si riesce a portarli fuori. Questa magnifica scultura in ceramica è appunto conservata sopra la porta principale della città di Cupramontana. E c'era un appiglio, ovvero Menicucci, un erudito settecentesco, diceva in una lettera che sostanzialmente lui leggeva su questa scultura la firma e la data. Data 1513 e firma Pietro Paolo Agapiti.
Questa è una grande, fu una grande scoperta quando a riportare in auge questa, diciamo, questa lettera del Menicucci furono anche eruditi ottocenteschi, quindi non siamo stati noi a trovare la lettera, ma non si capiva dove lui potesse aver letto questa cosa, perché effettivamente anche noi, avendo in mostra l'opera d'arte, l'abbiamo rivoltata come un pedalino, ma questa firma e questa data non sono incise da nessuna parte. Invece, però, c'è un fatto che la vede, diciamo, protagonista, ovvero nel piede alla nostra sinistra, come vedete, l'opera è sbeccata. L'opera è sbeccata, come anche il piede alla nostra destra, che è appunto rovinato e quindi mutilato. Molto probabilmente erano le parti più sporgenti sulla nicchia della città, e quindi, ovviamente, anche esposta agli agenti atmosferici e quant'altro, quest'opera potrebbe aver subito dei danni e, perché no, dal 700 ad oggi potrebbe aver perso anche un cartiglio che appunto riportasse nome e data dell'artista. Sta di fatto che comunque il cartiglio anche è un espediente che Agapiti usa molto spesso, l'abbiamo visto nella scorsa lezione e vi invito anche a vedere le sue opere dal vivo, perché è un espediente anche molto simpatico con cui lui si firma e data sempre le sue opere d'arte. Ecco, quindi la Vergine di Cupramontana rappresenta sostanzialmente il punto di riferimento attorno al quale poi ovviamente possiamo muovere tutte quelle attribuzioni che oggi finalmente possiamo dare per certe a questo artista. Analizzando il suo stile capiamo che no, è una scultura che effettivamente, ritorno indietro, si discosta da tutto questo, cioè da tutto ciò che nelle Marche già c'è, è classico, è di matrice fiorentina. Qui siamo ancora una volta in Veneto, siamo di fronte a quella scultura che è scolpita, scusate il gioco di parole, in questa maniera vibrante. Il pathos lo si legge anche nei panneggi, lo si legge in tutto, nelle stoffe, nella posizione e soprattutto, guardate, vi invito a guardare il ginocchio sinistro della Vergine alla nostra destra, come la veste è appiccicata a questo ginocchio, fa trasparire l'anatomia formosa di questo ginocchio, sembra quasi che sia una veste bagnata appoggiarsi sopra quella gamba. Ecco, questo è un espediente tutto veneto, è un qualcosa di talmente forte, realistico, che nasce da un grandissimo artista, cioè il primo a portare in Veneto questo tipo di pathos, questo tipo di materia vibrante, pulsante, fu Donatello. Donatello ovviamente Agapiti non l'ha mai incontrato, ovviamente, ma sappiamo che Donatello a Padova lascia in eredità una scuola di artisti molto importanti che nel corso di tutto il secolo cinquecentesco continueranno a portare avanti lo stile del maestro, in quella città e in Veneto in generale. Ecco, se noi prendiamo il famoso altare del Santo scolpito da Donatello, no? Lì a Padova, ecco, l'espediente della veste che sembra bagnata, verosimilmente, arriva proprio da lui. E questa cifra stilistica è veramente tutta veneta. E confrontabile, tra parentesi, con artisti contemporanei ad Agapiti, alla permanenza di Agapiti a Padova, cioè alla fine degli anni del 400. Non a caso ho voluto mettervi questo confronto, questo è un monumento. È il monumento De Castro che fu realizzato e progettato da Giovanni De Fondulis a Padova nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Giovanni De Fondulis è uno di questi artisti che appunto contemporaneamente ad Agapiti si trovano a Padova e guardate caso è una ripresa oltre che iconografica del velo della Vergine, no? Fatto a piegoline in questa maniera, è una ripresa proprio anche stilistica. Guardate questo stile vibrante, questi panneggi frenetici, no? Come si replicano esattamente in Agapiti, che quindi possiamo dire a questo punto essere un artista scultore di matrice, anche in questo caso veneta. Ecco, avevamo voluto mettere questo primo piano della Vergine di Cupramontana per iniziare a farvi dei confronti e farvi capire come anche un conoscitore, uno storico dell'arte, si muove per attribuire un'opera. Ecco, qui ci troviamo di fronte al volto a destra della Vergine, scolpita da Agapiti nel presepe di Jesi, in terra cotta.
o terra cruda, perché anche qui apro un'altra tematica molto dibattuta. La maggior parte delle opere di Agapiti sono realizzate in terra cruda. Cosa vuol dire? È una terra che sostanzialmente veniva cotta al sole, malte, mischiate e cotte al sole. La terra cotta, invece, come dice la parola stessa, è cotta a una determinata temperatura. A seconda delle temperature la definiamo biscotto, ceramica, ceramica invetriata, eccetera, eccetera, porcellana e così via. La terra cruda invece no, non viene messa dentro un forno. Ecco, c'era il sospetto che alcune delle opere di Agapiti, soprattutto le opere più rovinate che erano sbeccate, come la Vergine di Cubramontana, anche alla vista con esperti di conservazione e restauratori, c'era il dubbio che ad occhio il colore potesse essere una terra cotta. Di alcune opere siamo riusciti a fare un'analisi abbastanza puntuale grazie all'Università di Camerino, al laboratorio analisi dell'Università di Chimica, che appunto ci ha sfatato il mito che perlomeno i pezzi di opera frantumati che abbiamo analizzato sono terra cruda. Quindi per quello di Iesi non abbiamo fatto un'analisi e quindi io diciamo per esclusione parliamo anche in questo caso di terra cruda, ma ecco non c'è la certezza scientifica come ad esempio per la Vergine di Cubramontana. Sta di fatto che torniamo, no, all'attribuzione, guardate il volto di questa Vergine Iesina con quella di Cubramontana, guardate come sono parlanti, cioè sono due volti esattamente che partono dalla stessa matrice, dallo stesso disegno preparatorio, no? Potremmo osar dire, anche se dei disegni di Agapiti, ahimè, non ne abbiamo trovati ancora ad oggi, quindi partono dallo stesso disegno preparatorio, questa boccuccia piccola, il naso, questi occhi molto ravvicinati al naso, no? Queste orecchie sempre un po' che raccolgono i capelli o il velo nel caso di quella di Cubramontana. Ecco, questo è l'intero del presepe conservato a Iesi, una scultura straordinaria, bellissima, piena di particolari anche simpatici, come ad esempio quello che vi ho ingrandito del pastorello che sta dormendo, che è esattamente stilisticamente anche a livello di posizione e posizionamento una replica, si ispira a un altro artista, come vi dicevo, anche in questo caso vi faccio vedere un artista contemporaneo di Agapiti a Padova, ed è Andrea Riccio, un altro importantissimo scultore padovano nel pastorello che oggi è conservato a Berlino al Bode Museum. Allora, quella di Riccio è una terra cotta. Allora, quando io parlo di terra cruda, anche questa è una grande innovazione, perché effettivamente, perlomeno ad oggi, non ci sono pervenuti nella nostra regione opere in terra cruda, ma anche nel centro Italia sono molto rare. Allo stesso modo, Agapiti come scultore, stilisticamente nelle Marche, nella prima metà del Cinquecento, come vediamo dalle date, è un grande innovatore, cioè di questa tipologia di scultore, di scultura di matrice appunto veneta, nelle Marche non ce n'è. È l'unico che scolpisce così. E forse a questo punto ci possiamo anche spiegare perché come artista e quindi anche come pittore spopola tantissimo nelle Marche. Cioè è veramente un asso pigliatutto, potremmo dire, in questa zona, no? Tra Sassoferrato e Iesi e tutto ciò che c'è di mezzo, sostanzialmente, in questa vallata. Qui vi voglio far vedere alcuni confronti che avvallano le attribuzioni ad Agapiti, perché capiamo innanzitutto con il confronto sotto, no, il presepe di Iesi, il particolare dell'opera della Natività della chiesa di Santa Maria del Piano di Sassoferrato, un'opera datata 1511 e si trova anche lei in mostra esposta, un confronto con la sua pittura. Quindi anche questo ci aiuta a sottolineare maggiormente, a pensare che questa scultura è veramente di Pietro Paolo Agapiti, no? Anche se non è firmata, perché appunto lo vediamo, cioè anche stilisticamente, ma non solo, proprio graficamente tornano gli stessi particolari, no? Questa trabeazione è praticamente la stessa nella sua pittura. Poi nella parte destra di questa diapositiva invece avete un nome nuovo, Giovanni Gabriele da Como. Giovanni Gabriele da Como è un artista che lavora molto a Iesi e lavora nei portali dei maggiori palazzi della città iesina per l'aristocrazia appunto iesina. La prima che vedete in alto è la Porta Salara del Palazzo della Signoria, invece quella in basso è il portale del Palazzo Onorati, sempre a Iesi. Vi ho parlato di botteghe.
Allora, a Sassoferrato c'era una bottega e poi vedremo a fine lezione cosa si sviluppa dopo la morte di Agapiti. A Gnisi c'era un'altra bottega. Noi alcuni nomi di personaggi all'interno di questa bottega li conosciamo. Uno tra tutti è Andrea D'Ajesi. A livello pittorico, ci sono degli artigiani che appunto lavorano alle cornici, ma ci sono anche una schiera di artisti che ancora non conosciamo, ma che erano dentro la sua bottega o che comunque poi prendono quel filone stilistico e nelle Marche, come Ajesi, continuano a portarlo avanti. Cioè, qua siamo di fronte infatti a un artista, Giovanni Gabriele da Como, sulla stessa scia stilistica, cioè non è un artista classico sulla scia di Sansovino, sulla scia di Della Robbia. Assolutamente no, c'è tutto il patetismo veneto, anche in questo caso, proprio come Agapiti che nelle Marche è un apripista, cioè ormai possiamo dirlo senza vergogna. Questa è la grande scoperta della mostra ed è il suo più grande capolavoro di scultura. È il Cristo in pietà sorretto da angeli, della chiesa di San Facondino, databile intorno al 1520. Incompleto in questa immagine perché è incompleto, lo potete vedere anche in chiesa, mancante appunto di due santi vescovi nella parte bassa della scultura. Due santi vescovi che ci sono, esistono perché sono conservati nella stessa chiesa, in una sagrestia, hanno diciamo una condizione conservativa non ottimale, quindi non possono essere esposti. Ma questa non è solo il grande capolavoro di Agapiti, questo è un grande capolavoro di scultura cinquecentesca, marchigiana, è forse l'unico esemplare. Anzi, a livello iconografico vi ho detto e vi ho scritto un Cristo in pietà sorretto dagli angeli, no? È un po' una parafrasi per parlare del vero nome di questa iconografia. Questa è un Engles pietà. Che cos'è un Engles pietà? L'Engles pietà è, come la parola stessa vi fa intuire, no, di derivazione nordica, è una iconografia appunto nordica, un'iconografia che spopola nel nord Europa, ovvero l'iconografia che vede il Cristo morto, risorto, fuori dal sarcofago, il suo corpo portato, presentato anzi da due angeli, in questo caso posso dirvi con certezza che invece sono due arcangeli, Gabriele sicuramente sulla sinistra, che presentano il corpo di Cristo, cioè presentano l'atto della risurrezione. Questa iconografia in Italia non esiste. Abbiamo interpellato i maggiori esperti di scultura antica, dall'Università di Trento all'Università di Firenze, all'Università di Perugia, e veramente anche il professor Galli dell'Università di Trento, che è uno dei maggiori esperti di scultura cinquecentesca in Italia, è rimasto, scioccato perché innanzitutto non conosceva l'opera, che è appunto una grande scoperta, e poi l'iconografia è veramente unica nel suo genere, ovvero. O meglio, un precedente ce l'ha, che molto probabilmente era un precedente che stava in Veneto, ma che oggi purtroppo è conservato al museo, purtroppo diciamo, per fortuna perché magari si conserva bene, però purtroppo perché per noi è lontano, è conservato nel Museo Nazionale di Copenaghen ed è esattamente l'Engles pietà di Mantegna. Guardate caso, un artista capostipite del Veneto. Quindi ecco, è tutto bellissimo di quest'opera d'arte, a partire da come è scolpita, da come è lavorata, il volto del Cristo, gli angeli, che non a caso l'angelo di sinistra è l'angelo che sta a bocca aperta, quindi colui che fa l'annuncio, per questo pensiamo che sia Gabriele, ed è anche quello più espressivo e non a caso l'abbiamo scelto come copertina del nostro catalogo e che avete magari visto anche in giro nei manifesti, nelle brochure. Cioè è tutto veneto questo, è tutto nordico, compresa appunto l'iconografia. In mostra trovate una splendida ricostruzione fatta ad alta risoluzione dall'Università di Camerino,
da uno spin-off dell'Università di Diagnostica di Camerino, che appunto ha scansionato l'intera opera in HD, compresi i vescovi, e ha, grazie al nostro aiuto, mio e del dottor Alessandro Del Priori, ha potuto ricostruire il contesto dell'opera. Perché? Perché quest'opera nella chiesa di San Facondino non ha più il suo contesto, cioè la chiesa stessa, la chiesa antica di San Facondino non esiste più, perché è stata interamente demolita nel Novecento per costruire questa nuova che oggi si può vedere a Sassoferrato, e quindi non rimane più nulla di quella chiesa. L'unica a rimanere superstite è quest'opera, che purtroppo non sappiamo precisamente in che punto della chiesa potesse essere collocata. Supponiamo ovviamente in una delle nicchie laterali di navata, e il fatto che questi angeli guardino, no? Allora, il Cristo ha gli occhi in basso, no? E quindi si rivolge ai due vescovi che sono sotto di lui: uno è il vescovo San Facondino, dedicatore della chiesa, e l'altro il vescovo Raniero, che era il vescovo della diocesi di Nucera Umbra, perché Sassoferrato nel 500 faceva parte di quella diocesi. Poi c'è l'altro angelo, che invece guarda anche lui in basso, ma non i vescovi. Il suo occhio punta su chi? Sugli spettatori, sui fedeli che sono sotto di loro. Invece l'angelo a bocca aperta guarda di fronte a lui. E chi guarda? Cioè, noi dobbiamo pensare che nel 500, anticamente, ma anche nel Medioevo, cioè il modo in cui venivano poste le opere d'arte nelle chiese non era casuale. Le opere tra loro dialogavano. Avevano un senso didascalico anche, e quindi il fatto che questo angelo annunciante guardi di fronte a lui e non in basso i vescovi o in basso i fedeli, e nemmeno il Cristo guarda, no? Che è la cosa più importante, ma guarda di fronte a lui, questo per noi è un qualcosa che ci deve far subito capire che c'è di fronte a lui, doveva esserci qualcos'altro. E quindi, perché no, magari un altro altare, se questo è un altare dedicato al Corpus Domini, no? Perché vede il corpo di Cristo, di fronte probabilmente poteva starci un'annunciazione. Solitamente gli impianti scenografici erano montati con questo senso. Però ecco, questa è un'ipotesi, ecco, ma questo ci deve far capire inoltre come questa chiesa potesse essere. E quindi aver ricostruito l'altare, anche se non sappiamo in che punto della chiesa era posizionato, aver potuto ricostruire l'altare prendendo le misure, le giuste proporzioni, e aver potuto capire che sotto questa mensola, che è cinquecentesca anche lei, c'era molto probabilmente un sarcofago su cui Cristo poggia i piedi, e su cui ancora il punto in cui i piedi sono appoggiati è ancora una volta terra cruda cinquecentesca. Sotto di lui, ovviamente, cioè lui era seduto sul suo sarcofago, no? Quindi seduto su, vedete, c'è il sudario che è appoggiato sotto di lui, quindi solitamente il sudario è appoggiato nel sarcofago. La mensola quindi dovrebbe essere la parte sommitale del sarcofago. Sotto i piedi, quindi sarcofago largo, diciamo, come diciamo l'apertura delle gambe del Cristo. Sotto i piedi cosa ci doveva stare? Ci doveva stare ovviamente un tabernacolo eucaristico. Ecco, tutta questa meravigliosa ricostruzione, anche dal punto di vista geometrico proprio e proporzionistico, è stata fatta dall'Università di Camerino e da questi ragazzi, Tecnologie per l'Arte, bravissimi, e quindi vi restituisce un pezzo di Sassoferrato, un pezzo che è ancora un pezzo mancante. Questo è eccezionale. Ecco, quando la scienza e l'arte si uniscono, quello che viene fuori è qualcosa di meraviglioso. E qua alcuni confronti, proprio per farvi vedere, ecco l'angelo di San Facondino con uno degli angeli del presepe di Jesi, vedete come dialogano bene. Poi sotto in basso a destra abbiamo la veste della Vergine del presepe di Jesi, e sopra abbiamo uno dei vescovi che vi dicevo essere in una sagrestia, diciamo, della chiesa, i vescovi di San Facondino. Come vedete, no? Sempre lo stesso modo di agganciare sotto braccio il panneggio, no? È tutto molto molto simile. Questo San Rocco invece è anche lui è una novità, una scultura di agapiti. Lui si trova nella chiesa di Santa Croce oggi, e originariamente invece era nel lazzaretto nei pressi di Santa Croce. Non è un caso, perché appunto il lazzaretto, San Rocco era appunto un protettore contro la peste, no? Vedete la sua iconografia tipica, infatti è quella che mostra sulla coscia la pustola della peste. Era anche protettore dei pellegrini, infatti ha il copricapo e la mantella con la croce e la
e la conchiglia del pellegrino, e questa anche è un'altra scoperta di terra cruda di Agabiti, che appunto è confrontabile con tante, la scultura di San Facondino, il presepe di Jesi, ma appunto qua vi ho voluto mettere dei particolari come quello della mano di questo San Rocco dalla quale si vedono le vene. Questo succede in tutte le sculture di Agabiti, anche quella del Cristo di San Facondino si vedono le vene. E questa è una cosa che abbiamo ritrovato anche in pittura, perché sempre a Santa Croce, nella pala di San Benedetto, tra i benedettini, appunto con le mani chiuse in preghiera, traspare, come potete vedere, le vene sul palmo sul dorso della mano, e vi assicuro anche in tantissime altre opere pittoriche in mostra trovate questi particolari. Un'altra opera di Agabiti che abbiamo portato in mostra è questo splendido San Giovanni, lui Sant'Antonio Abate, scusate, ho avuto un lapsus. Sant'Antonio Abate viene da Genga, dalla chiesetta di San Clemente, ed è straordinario. È straordinario, allora, non è molto grande come scultura, e quindi questo ci fa capire anche, no, che la sua provenienza, è una provenienza devozionale, anche se era in una chiesa. Quindi non era un impianto scenografico come quello di San Facondino, ma una scultura al servizio della preghiera sostanzialmente. E poi anche il come è realizzato ci fa pensare questo, perché cioè il modo in cui è vestito, con questo cappellino storto, no, la campanella che è tutta scolpita nei minimi dettagli, il porcellino, questo veramente ci fa intuire, ma l'espressione che è corrucciata, questo ecco ci fa capire che questo sentimento popolaresco, che poi torna anche nella pittura di Agabiti, ma torna anche nella scultura, diciamo, dopo il 1520 inizia a prendere questa forma più popolaresca, più narrativa. Eccolo qua, però ovviamente ecco, l'attribuzione fatta è ovviamente basata su confronti come questo con l'Isaia della Traviazione del presepe di Iesi, come potete vedere. E poi forse l'opera che più di tutti sta colpendo i visitatori in mostra è questa meravigliosa Vergine della Misericordia accompagnata da San Domenico e questo San Pietro o San Giuseppe, perché, ma molto probabilmente doveva essere un San Pietro perché ha, diciamo, tra le mani, nella sua mano destra, diciamo, ha delle incastonature, lì doveva starci la chiave molto probabilmente, quindi simbolo iconografico di San Pietro. Allora, questa opera oggi è conservata in una chiesetta in una frazione di Sassoferrato, la potete vedere in mostra, quindi è una grande occasione per vederla, perché poi ovviamente no, raggiungere questa frazione di Sassoferrato non è semplice, poi è l'unica opera antica all'interno di quella chiesa. È un'opera che ha subito, come potete vedere, una brutta vicissitudine perché è stata rotta completamente. Nel 1971 è stata ritrovata a pezzi ai bordi di una strada a Pesaro. Le belle arti poi l'hanno restaurata, rimessa a posto, e oggi è conservata così, in questo modo. Lei molto probabilmente doveva essere una dossale, ovvero un'opera ancorata al muro, incorniciata dai Misteri del Rosario. Lo sappiamo perché? Perché a parte i pellegrini strepitosamente divisi tra uomo e donne, no? A destra e a sinistra della Vergine, hanno in mano questo antenato del rosario, il Salterio, ma nella nostra zona, precisamente a Genga, Serra San Quirico, Abacelli, ci sono altri dossali con questa tematica della misericordia, e appunto tutte quante incorniciate in queste meravigliose cornici, appunto, di malte e gessi, sulle quali vengono rappresentati i misteri del rosario. Quindi probabilmente quando è stata distrutta è stato distrutto anche tutto il suo impianto murario. Sta di fatto che comunque tra tutte queste dossali, questa è l'unica attribuibile ad Agabiti. A dircelo ovviamente è la qualità dell'opera, ma soprattutto la moda, i vestiti.
I vestiti di questi pellegrini, se confrontati con altri dossali, hanno delle differenze sostanziali. E queste differenze, una studiosa del costume della moda antica ci ha appunto rivelato che sono differenze che ci permettono di datare queste opere. Quindi questa è databile ovviamente negli anni 30 del 500, mentre tutte le altre che troviamo nel territorio sono databili dopo gli anni 40. E anche più avanti. Quindi questo ci dà un indicatore molto importante. C'è una bottega, e questo lo sapevamo, di Agabiti attiva, ma una bottega scultorea attiva anche dopo la sua morte, perché alcune sono databili addirittura intorno agli anni 50-60 del 500, una addirittura dopo il Concilio di Trento è databile. Quindi il fatto che la bottega rimanga attiva a Sassoferrato, questo ci fa capire quanto importante fu la novità che lui portò e perché appunto continuò, la sua scia continuò per tutto il secolo. Ecco, questo è tutto ciò che c'è all'interno della mostra, non è poco, però io vi invito veramente a venirla a vedere. So che la Faber Artis sta organizzando un gruppo di visita nel mese di ottobre prima della chiusura, perché vi ricordo che la mostra chiuderà il 7 novembre. Quindi se volete venire, andare da soli o venire insieme a noi, insieme alla Faber Artis, la dottoressa Sonia Ruggeri, che se ne fa organizzatrice di questa iniziativa, potete contattare l'associazione, e quindi prenotarvi, o altrimenti appunto andarci da soli singolarmente. Vi invito anche a sfogliare il catalogo o acquistarlo, perché comunque contiene tantissime novità e soprattutto anche tantissime notizie molto particolari che riguardano il nostro territorio, un territorio che aveva bisogno di un'indagine scientifica seria sul Rinascimento, perché non pensavamo ci fosse, io dico sempre questa, non pensavamo che a Sassoferrato e dintorni ovviamente ci fosse così tanto Rinascimento. Lo pensavamo come, no, un movimento artistico presente solo nelle corti e in ciò che gravitava intorno alle grandi corti, cioè quella di Urbino e quella di Camerino, in realtà anche in queste zone periferiche, seppur ovviamente con vari anni di ritardo, il Rinascimento c'è tanto, e ci sono anche tante altre cose da vedere che riguardano i contesti rinascimentali e quindi nomi diversi da Pietro Paolo Agabiti che trovate in mostra e all'interno del catalogo. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo se volete in mostra. Vi lascio comunque dei particolari di quest'opera che, per farvi capire veramente la bellezza e l'eccezionalità scultorea del particolare di questo artista.